amici dei colori gialloneri e non solo, buonasera da Saverio Melgari dal Pala Carrara per questo secondo match, gara 2 dei playout, come sempre visibili su TVL e Sport TVL canale 193 del digitale terrestre. Gara 2 tra la Valentinas Camicette Bottegone e la CFG Don Bosco Livorno. Bottegone deve immediatamente rialzare la testa dopo l'inopinato KO rimediato nella prima partita di questo spareggio salvezza contro il Don Bosco. Primo KO arrivato nella giornata di sabato 30 aprile, sempre qui al Pala Carrara, con affermazione degli ospiti per 68-76. Al termine di una partita che è rimasta in equilibrio per molti minuti, poi nel finale un paio di canestri di Ravazzani e soprattutto due bombe di Perin con la difesa di Bottegone che non è riuscita a controllare le sue scorribande ha dato il là al parziale decisivo. Andiamo a vedere quelli che sono i quintetti in campo per la Valentina Sbottegone con il numero 4 Filippo Giannini, con l'8 Fiorello Toppo, con il 19 Simone Fiorito, con il 21 Milos Divac e con il 22 Michele Magini. Per quello che riguarda invece la CFG Don Bosco Livorno, in cabina di regia con il numero 6 Andrea Giampaoli, poi con il numero 4 Marco Perin, miglior marcatore del match contro di gara 1, va a saltare per la palla 2 con il numero 16 Giorgio Artioli e poi il capitano Leonardo Mariani e con il numero 17 Nicolò Ravazzani. Partita iniziata in questo momento, Livorno subito in attacco dopo la conquista della palla 2. Perin, braccato da Magini, lo brucia sul primo passo, va in tiro in isolamento, rimbalzo però di Milos Divac, allora Bottegone corre dall'altra parte, pallone sotto per Fiorello Toppo che ne va a appoggiare due e dunque primo canestro per Fiorello. Risponde dall'altra parte Livorno però con la tripla di Andrea Giampaoli che ha già fatto gli stessi punti di gara 1 dopo nemmeno un minuto. Fiorito ancora ottimo gioco a due con Fiorello Toppo che arriva fino al capolinea ma volta sbaglia e allora Livorno è già dall'altra parte, prova a infilarsi nel mezzo alla difesa di Bottegone. Ravazzani contro Divac, duello senz'altro molto interessante e importante, rimbalzo però di Fiorello Toppo dopo l'errore di Ravazzani, allora Giannini prova a servire Divac, invece si va per Fiorello, Giannini va fino in fondo, c'è sicuramente fallo non fischiato agli arbitri, però arriva a rimorchio nuovamente Fiorello Toppo che ne mette altri due, nuovo vantaggio 4-3 per la Valentinas. Mariani dietro schiena contro Fiorito, pronto al fine in fondo, sbatte sul tabellone, rimbalza di Ravazzani contro Toppo, si rinnova il duello già visto in gara 1, stavolta Ravazzani si appoggia al cristallo e ne va a mettere due, 5-4. Roberto Russo è già a dialogare con gli arbitri. Giannini tenuto per la maglia da Perin, Fiorito spara a tre a spazio, non va, rimbalzo con Divac e Toppo che di fatto si bisticciano il pallone, Livorno va in contropiede e ultimo tocco di Fiorito. Uno degli argomenti chiave dopo gara 1 era la poca abitudine di Bottegone a far sentire il fisico, far sentire contatti contro la Livorno che invece nei limiti chiaramente il regolamento si è fatta sentire a livello fisico e senz'altro è stata quella una delle chiavi del match, oltre a buone percentuali sia da 2 che da 3. Perin stavolta sbaglia e allora Bottegone prova a andare in transizione veloce, Fiorito 0 su 7 per lui da 3 nel primo match, adesso tenta di servire Fiorello Toppo, Artioli cerca recupero ma va a pestare la linea di fondo campo. Accanto a me stasera per questa telecronaca il collega Maurizio Innocenti della Nazione. Maurizio, buonasera, hai visto insieme a noi anche gara 1, Bottegone chiaramente a livello soprattutto mentale stasera un po'
con le spalle al muro, deve cercare in tutti i modi di rimettere in parità la serie per poi andare a Livorno a giocarsela. Sì, innanzitutto buonasera a tutti i telespettatori di TVL. Beh, sì, sicuramente la pressione è tutta dalla parte della Valentina. Livorno può giocare anche in maniera più tranquilla, con la mente quantomeno più leggera, già in vantaggio di 1-0 nella serie. Poi comunque vada, la serie si sposterà a Livorno, per cui la pressione è tutta la parte della squadra dei ragazzi di Kovace Russo. Rispetto alla prima partita, la Valentinas deve entrare nella mentalità dei play-out, cioè play-out sono gare dure, fisiche, dove si picchia, si gioca sporco, e questo è un po' quello che deve fare Bottegone stasera, anche perché nessuno ovviamente si augura, andare sul 2-0 sarebbe veramente pesante. Frattempo è arrivata la stoppata su Divac alla fine dei 24 secondi. Adesso arriva il fallo di Ferraro Toppo su Niccolò Ravazzani. Due liberi per il numero 17 di Livorno. Ricordiamo anche gli arbitri, non l'abbiamo fatto fino a questo momento. Sono Matteo Bergami e Stefano Bonetti. Due liberi per Ravazzani, che stranamente a dirsi, visto i suoi numeri in campionato, in gara 1 non è andato in doppia cifra di rimbalzi, ma è stato un po' tutto il pacchetto lunghi di Livorno comunque a farsi sentire un po' sul perimetro, anche Mazzantini, e poi i 9 punti di Bruno Sceriglio che sono stati davvero da un certo punto di vista anche inaspettati in casa Bottegone. Poi anche la verve di Lucarelli, fiorito per Giannini, apre per Magini, prova a buttarsi dentro, fallo di Giampaoli. Primo fallo anche per Livorno, avanti di 2, 4-6, quando sono passati 3 minuti e 20 dall'inizio del match. Rimessa per Pippo Giannini, 14 secondi per l'azione offensiva. Magini, parte centrale del campo, Giannini cerca sempre l'anticipo per gli arbitri, non è mai fallo, alla fine arriva. Il fallo è di Artioli probabilmente. Così è. Primo anche per lui. Magini, Giannini, stavolta Perin perde il primo passo, Pippo arriva a capolinea, primi due anche per lui, 6 pari, quando siamo quasi al quarto minuto di gioco, partita in equilibrio. Livorno, come diceva prima Maurizio, può giocare libera di mente e provare, perché no, a piazzare il colpaccio. Fallo di Divac adesso su Ravazzani. Coach Russo continua a protestare con gli arbitri. Anche in gara 1 c'erano state un po' di schermaglie anche tra le due panchine. Adesso pallone all'angolo, Perin riapre per Mariani, 8 secondi per chiudere l'azione di Livorno. Artioli prova a sfidare Toppo, fallo netto di Artioli, che va a commettere il secondo fallo, e dunque subito una brutta notizia per coach Aquilici. Però il pacchetto lunghi per Livorno è comunque ampio, dicevamo in precedenza di Bruno Sceriglio, di Lucarelli, anche del numero 20 Tiam, che si era comunque fatto sentire sia rimbalzo che nelle conclusioni in gara 1. Magini supera la metà campo braccato da Giampaoli, vediamo se Bottegone in questo possesso riesce a rimettere il naso avanti. Mariani bracca come un ossesso fiorito, Magini dai 5 metri, è un tiro buono, il ferro lo beffa, Artioli non è poi così brillante a rimbalzo, ma Livorno riesce comunque a tenere il pallone, e allora si va dall'altra parte. Mariani proprio contro Fiorito, Ravazzani sbraccia su Divac, prova a avvicinarsi al tabellone, Ravazzani sbaglia, rimbalzo a 2, Divac a Toppo. Magini fa partire lui la transizione, Toppo prova a crearsi un po' di spazio, fallo di Artioli, terzo fallo, e questa è senz'altro una notizia
abbastanza positiva per Bottegone, molto meno per Livorno. Quilici ovviamente lo richiama in panchina, entra con il numero 5 Saverio Mazzantini e Livorno arriva in bonus, 4 falli di squadra, 3 li ha fatti tutti Artioli. Fiorito prova a innescarsi, apre per Divac, 5 secondi per chiudere l'azione, 4, 3, 2, Magini alla fine 24, spara a 3, solo rete, e dunque sorpasso a Magini che ha segnato 14 punti in gara 1, una delle sue migliori prestazioni a livello offensivo dell'avventura con Bottegone. Adesso insensato fallo fischiato su Ferrero Toppo, secondo per Fiorello che ovviamente deve uscire al suo posto Marconato. Maurizio, la situazione falli da entrambe le parti si fa pesante perché Toppo ne ha 2, Artioli ne ha 3 per Livorno, però davvero soprattutto quest'ultimo fallo non l'ha capito forse nemmeno l'arbitro che l'ha fischiato. Ma no, questo non era assolutamente un fallo, insomma è un normalissimo tentativo di rubare il pallone dove, insomma, si è visto benissimo che Fiorello Toppo ha preso molto più il pallone e non il giocatore, ripetiamo, poi insomma sono anche partite dove si sa, no, nelle play out magari si tende un po' a privilegiare anche a lasciare andare nel gioco, come è normale magari che sia. La situazione falli sì, soprattutto perché siamo ancora a 4 minuti e mezzo alla fine del primo quarto, Toppo con 2 falli, tenendo conto di quanto possa poi reggere Marconato sotto canestro, beh, insomma non è che stia agevolando molto la Valentinas. Magini si mette ancora in proprio e ne mette altri 2. Primo mini break per la Valentina. Mazzantini adesso fa saltare Marconato. Arcobaleno comodo. Primi 2 per il numero 5 di Livorno, ritornato per questi play out dopo che era andato in Lega 2. Ferentino e Verona per lui. Fiorito dai 6 metri, tiro comodo. Va dentro, voleva anche il fallo. Gli arbitri però non fischiano niente, bisogna stare attenti perché poi da un momento all'altro il metro di giudizio può cambiare, come è successo anche in gara 1, soprattutto si rischia di andare a innervosire i giocatori. Pallone che finisce fuori, la rimessa è per Livorno. Dentro con il numero 13 Lucarelli. Adesso un po' di disquisizioni con il tavolo, viene recuperato un secondo Giampaoli, 12 secondi sul cronometro di Livorno. Fallo di Magini. E dunque bonus raggiunto anche per la Valentinas. Rimessa sempre per Giampaoli, 3:26 alla fine del primo quarto. Lucarelli per Ravazzani, adesso molti centimetri in campo per Livorno. Mazzantini alla fine 24 con un super tiro, mette anche questo, 4 in fila per lui, 13-10 Bottegone. Giannini per Magini, vorrebbe il pallone sotto Marconato, braccato allo stesso Mazzantini. Fallo del numero 5 di Livorno su Roberto Marconato, per lui 2 tiri liberi. Cambio per Bottegone, fuori Divac, dentro Cernivani e Russo se la gioca quindi con tre piccoli.
e fiorito da Alaforte per contenere Mazzantini. Marconato mette il primo, un punto per lui, 14-10, 2-2 per il capitano, sempre più 5, 15-10. Mariani contro il Fiorito, prova ad andare fino in fondo, Fiorito lo stoppa per gli arbitri in maniera fallosa. E Russo inizia a spazientirsi pesantemente. Due liberi per Mariani. Vediamo se si sblocca anche il capitano di Livorno. Il primo è corto. 2:47, poi si ripartirà. Secondo c'è, primo punto per Mariani, più 4 Bottegone, 15-11. Magini viene a ricevere il pallone Pippo, il blocco di Marconato, prova a farsi spazio sotto canestro, braccato a Mazzantini, Magini per Giannini, si butta nel traffico, sotto per Marconato, il pallone sfugge e poi palla a due, la freccia premia Bottegone. Però rimangono 6 secondi, c'è da asciugare il pallone abbastanza bagnato. Marconato sotto per Giannini, ma il pallone non è buono perché la rimessa di Marconato va a sbattere col, il pallone va a sbattere sulla riga e quindi non è buono. Doppio cambio per Livorno, fuori Ravazzani e Mariani, dentro Alessandro Banchi e Lorenzo Bruno Ceriglio. Adesso c'è da prestare attenzione anche a chi entra alla panchina. Nel frattempo time out di Russo, 15-11 Bottegone. Si riparte, 2:28 alla fine di questo primo quarto, quintetti adesso dopo il time out per Livorno, Lucarelli, Banchi, Mazzantini, Giampaoli e Bruno Ceriglio, per Bottegone, Magini, Fiorito, Marconato, Cernivani, Giannini. Cambia la difesa di Bottegone, Banchi a spazio, sotto per Bruno Ceriglio, fallo di Pippo Giannini che tentava di andare a stoppare un giocatore che gli rende almeno 10 centimetri, anche una quindicina di chili. Due liberi per il numero 8 della CFG. Il primo è dentro, il primo punto per lui, molti tiri liberi questi ultimi minuti. Il secondo va dentro anche questo, 2-2, 15-13. Torna a un possesso corto di distanza Livorno. Magini per Giannini, Cernivani a un certo punto aveva spazio per tirare da tre ma non ci è riuscito. Giannini si fa stoppare da Bruno Ceriglio, fallo di Mazzantini
su Marco Nato. Mazzantini protesta vivacemente ogni fischio che gli viene affibbiato e due liberi per Marco Nato, secondo fallo anche per Mazzantini. Pronto a rientrare Mariani, probabilmente proprio al posto del numero 5 di Livorno. Marco Nato fa 3 su 3, considerando anche i liberi tirati in precedenza, e fa anche 4 su 4 con l'aiuto del ferro. 17-13, fuori Mazzantini, rientra il capitano di Livorno Leonardo Mariani. Si riparte, 1.57 alla fine del quarto, più 4 Valentinas. Giampaoli, Magini torna in difesa, Giampaoli fa un po' quel che vuole, Mariani, Lucarelli si fa ingolosire, poi non tira ai 7 metri, va Mariani in sospensione, Fiorito prova a stopparlo ma non ci riesce, allora 4 anche per Mariani. Miglior marcatore del match fino a questo punto Magini con 5 punti, poi ci sono Mazzantini, Mariani e Marco Nato con 4. Cernivani, forse falli, per gli arbitri non c'è niente, si è fatto male un giocatore di Livorno. Fiorito per Cernivani, non prende la tripla, Marco Nato gli lascia spazio, va fino in fondo, Marco Nato prende un rimbalzone, pallone che rimane lì, Cernivani ancora botte da Orbi, stavolta la freccia premia Livorno. E i contatti fisici non mancano di certo fin dal primo quarto in questo match stasera. 1.15, Livorno torna in attacco con la possibilità di pareggiare o anche portarsi in vantaggio. Giampaoli, che non ha subito nessun particolare colpo nel contatto precedente, adesso fallo di Marco Nato che esce un po' dal proprio cilindro, e due liberi per Giampaoli. Sbaglia il primo libero Giampaoli, Russo è imbufalito in panchina, 1 su 2, e Livorno lentamente a suon di tiri liberi prova a riavvicinarsi, adesso è sotto di 1. Un minuto alla fine, Fiorito per Cernivani, gli crea lo spazio Marco Nato, Cernivani prova ad andare fino in fondo, trova il canestro ma per gli arbitri non c'è mai fallo. Cernivani, primi due, adesso è anche Quilici che protesta, Giampaoli si mette in proprio, tiro abbastanza forzato, rimbalzo di Cernivani che deve stare attento a non farsi portare via il pallone. E la difesa di Livorno e l'attacco di Bottegone si ripiazzano. 25 secondi alla fine del quarto, Fiorito, Cernivani, pallone un po' fermo adesso, 8 secondi, Cernivani prova ad andare fino al capolinea, sbaglia, e allora ultimo possesso del quarto per Livorno. Lucarelli sputta dentro, poi torna fuori, Cernivani prova a braccarlo, fallo di numero 55 di Bottegone che protesta. È partita che si surriscalda, Maurizio, fin da questo primo quarto, a differenza di sabato scorso dove ci sono voluti 20 minuti per capire che il clima era da saloon, stasera si è capito subito. Sì, no, indubbiamente, come abbiamo detto fin dall'inizio, la posta a palio è altissima, ma non solo per la Valentinas, anche per Livorno. È chiaro che non è questa la partita dove si può pretendere il bel gioco, bisogna guardare al sodo, il resto, i play-out non si giocano né di fioretto né con la spada, ma meglio addirittura con la clava, insomma. È un po' l'unica cosa che c'è ancora un po' da capire, questo metodo arbitrale è un po' particolare, a volte si lascia correre, a volte si tende un po' a fischiare dall'una e dall'altra parte, a volte fai anche un po' veniale, ma credo faccia parte un po' anche della tensione che gli arbitri sentono, no, per questa partita. E il quarto si chiude con il canestro di Pippo Giannini sulla sirena dopo l'errore di Magini, 21-18 per la Valentina, sa risentirci per il secondo quarto.
Finisce la pausa del primo quarto e si torna in campo per il secondo periodo. Si riparte dal 21-18 per la Valentinas, distribuzione dei punti dopo i primi 10 di gioco per Bottegone. Giannini 2, Toppo e Marconato 4 a testa, Fiorito 2, Magini 5, Cernivani 2. Per Livorno Mazzantini, Giampaoli e Mariani con 4 punti a testa, 1 per Bruno Ceriglio, 2 per Lucarelli e 3 per Nicolò Ravazzani. Pallone per la Valentinas, rimessa per Pippo Giannini. I quintetti per Bottegone: Magini, Giannini, Cernivani, Fiorito, Marconato. Per Livorno Banchi, Bruno Ceriglio, Mariani, Perin e Lucarelli. Pallone sotto per Marconato. Banchi prova a contenerlo, poi arriva a spazzolare da dietro Bruno Ceriglio. Il fallo è di Banchi. E adesso richiamo per tutti e due gli allenatori, che gli arbitri gli dicono di finire di protestare. E Russo e Quirici se ne continuano a dire di santa ragione, come è successo anche in gara 1. Maurizio, da livornesi entrambi probabilmente non è che si amano particolarmente. Ma sembrerebbe di no, poi insomma, come si dice, sono due di scoglio, insomma, quindi è un po' una sfida, fra l'altro nella sfida. Ora speriamo che chiaramente il coach della Valentina soprattutto riesca un po' a calmarsi, perché insomma, il rischio in queste partite è anche poi l'arbitro perde definitivamente la pazienza e poi ti mandi anche negli spogliatoi un pochino prima della fine del match. Insomma, ripeto, è la classica gara da play out, ripeto, non diciamo da ultima spiaggia, ma insomma da qua, quasi molto vicino, e questo si sente. Due liberi per Marconato, che erano andati a segno in precedenza. Adesso proteste da parte di Livorno per un pallone che sembrava andato fuori. Invece l'ultimo tocco secondo gli arbitri di Banchi. In campo anche Lorenzo Maspero. Era partito un quintetto Divac, poi minuti per Marconato, Cernivani, Fiorito a spazio da tre ma non tira, si apre Marconato, non tira nemmeno lui, Cernivani non tira nemmeno lui, alla fine il pallone va sotto per Pippo. Ci vogliono le cose semplici per provare a mettere le mani sulla partita. 25-18 Bottegone, per Pippo sono 4 punti. Pallone nell'angolo per Perin, spara da tre, è un cross, rimbalzo lungo di Maspero, fa correre Fiorito, arriva a rimorchio Marconato, prende la mira ma si butta dentro nell'angolo, Fiorito da tre punti non c'è, Bruno Ceriglio arpione a rimbalzo, rigore in movimento sbagliato da Fiorito, Banchi scivola, non c'è fallo di Maspero, Lucarelli va a buttarsi dentro lo stesso Maspero, lo fa saltare, poi infrazione di passi.
Si esce dal time out chiamato da coach Quilici sul 25-18 per la Valentinas, massimo vantaggio quando siamo all'undicesimo e 30 secondi di questa gara 2 playout, girone A, campionato di Serie B. Ricordiamo serie al meglio delle 5 partite, chi arriva prima a 3 è salva e chi perde retrocede in C Gold 2016-2017. Giannini si butta dentro, rischia i passi, Fiorito trova il varco giusto, va fino in fondo, trova il canestro, ne trova il fallo di Bruno Ceriglio, primo per lui. Fuori Lucarelli, rientra Mazzantini e libero aggiuntivo per Maspero, 4 punti per lui. Vediamo se arriva in doppia cifra di vantaggio la Valentinas. Fiorito va a segno, 5. Si mette in scia di Marconato, 28-18. Adesso sì che il vantaggio inizia a essere importante con questo gioco 2-1 di Simone Fiorito, uno dei protagonisti mancati di gara 1. Bruno Ceriglio contro Marconato, ottimo movimento, tiro in semigancio in allontanamento e 3 punti complessivi per il numero 8 di Livorno. Ma Fiorito per Cernivani, gli lascia spazio Marconato, Cernivani si butta dentro, trova lo stesso Marconato, fallo di Perin, è già terzo fallo di squadra per il Don Bosco. Ancora lunetta per Marconato, stavolta sbaglia, pallone che tocca 3 volte sul ferro e poi esce. Silenzio assoluto, qualcuno di Livorno prova a farsi sentire. Marconato mette anche questo, 7 punti per lui, applausi per il capitano, rincuorato anche da coach Russo. 29-20, Giampaoli rallenta un po' l'azione anche soltanto per superare la metà campo, Perin sbraccia di gomito su Maspero, poi prova a buttarsi dentro, torna fuori, Ravazzani è entrato in campo, Perin spazio a 3 punti, spara, non va, rimbalzone Ravazzani, però il fallo di Maspero. Secondo per Lorenzo Maspero, coach Russo non può spremere nemmeno più di tanto i suoi giovani che sono in doppio tesseramento con il Pistoia Basket. Ieri sera, 24 ore fa, hanno giocato una partita del campionato Under 18 con l'Officina Fattori Pistoia ad un passo ormai dalla conquista delle finali nazionali. Divac è partito in quintetto ma poi si è messo a sedere e adesso fallo di Perin, secondo per lui. Livorno arriva in bonus, non sono passati poco più di 3 minuti e quindi, come dicevo, coach Russo deve cercare di scintillare le forze. Maspero, lui adesso a giostrare l'azione, esce dai blocchi Cernivani, è entrato in campo anche Fredo Toppo, Cernivani pallaccia sotto per Fiorello, aveva spazio anche per andare al tiro e adesso Mariani va dall'altra parte, sfonda, coach Quilici protesta, forse i difensori di Bottegone non erano fermissimi, comunque fatto sta che il fallo è di Mariani, primo fallo per lui e cambio per Bottegone, fuori Giannini, dentro Magini. Si riparte, 6:30 all'intervallo lungo, più 7 Valentinas, è stato anche più 10 sul
28-18. Maspero spara a 3, cerca la tabella, non va a segno. Comunque coach russo apprezza. Lavazzani crea lo spazio a Perin su Cernivani. Giampaoli finta la tripla, poi torna fuori per Mazzantini. Lavazzani contro Toppo, lo tiene stavolta sul dorsale Fiorello, prova ad andare fino a capolinea. Lavazzani trova due punti, 5 per lui, 29-24. Magini per Cernivani, c'era a ritrovare un canestro per Bottegone. Cernivani va indietro schiena, va fino al fondo, trova il canestro, trova anche il fallo. Ottima giocata di Cernivani, fallo di Ravazzani, primo fallo per lui, 4 per Cernivani. Vediamo se completa il gioco da 3 punti come era successo in precedenza per Fiorito. Libero non c'è, quindi 31-24. Livorno torna in attacco, sono molto importanti le percentuali a tiri liberi in una partita così tirata e dai tanti falli. Mazzantini da 7 metri spara, prende a fatica il ferro, spara anche Giampaoli, il ferro stavolta lo beffa, rimbalzo di Cernivani, è lui a fare l'uomo squadra adesso, sotto per Fiorello Toppo. Ravazzani recupera, ma Fiorello trova lo stesso il modo di appoggiarne 2, 6 per Toppo e nuovamente più 9 Valentinas. Livorno deve anche un po' contenersi con i falli, visto che è già ampiamente in bonus. Fuori Fiorito, applausi anche per lui. Dentro di nuovo Pippo Giannini, pronto a rientrare anche Banchi. Più 9 Valentinas, Giampaoli per Mazzantini, a spazio, si butta dentro. Fuori ancora Mariani, braccato da Giannini, viene ancora a ricevere Mazzantini, prova a far tutto da solo, tiro molto forzato, non va, rimbalzone Fiorello Toppo, Bottegone corre, Cernivani, adesso la difesa e l'attacco si schierano nuovamente, Russo predica un attimo di calma, Magini per Cernivani sotto, gran palla per Fiorello, altri 2 per il numero 8 da Valentinas, time out Livorno, più 11 Valentinas. Partita ancora lunghissima, siamo poco oltre la metà del primo quarto, 35-24 Perin per Giampaoli, Banchi nell'angolo, Perin adesso torna a zona, Bottegone, Maspero cerca di recuperare il pallone su Banchi, Ravazzani al limite dei passi, torna fuori, fallo inesistente di Maspero, terzo per lui. Anzi, secondo per lui, applausi comunque per Lorenzo.
Rimessa di Perin, 4-21. Viene Mazzantini, dà palla ancora a Perin. Ravazzani tra le linee sbaglia. Fallo di Giannini, che si fa montare un po' in capo da Mazzantini, ma il contatto non premia Pippo. Allora, Bottegone non è ancora in bonus, fuori Giannini, rientra Divac. Russo rivuole un po' di centimetri in campo e adesso vediamo cosa succede. Conciliamo con il tavolo, gli arbitri danno l'ok, si può ripartire. Perin nell'angolo per Giampaoli, si torna fuori per Banchi, ancora Perin, Cernivani dalle sue parti, la difesa si rischiera, Banchi spara a tre, non va, rimbalzo comodo di Fiorito, percentuali molto basse per Livorno questa sera. Toppo malinteso con Cernivani. Che era partito per il taglio, poi si è fermato. Palla persa. Banchi per Mazzantini. Ancora Banchi sotto per Avazzani contro Divac. Lo brucia sul primo passo. Fallo di Divac. Arriva in bonus adesso Bottegone. Per Divac è il secondo fallo. 3:37. Perin, Ravazzani, Giampaoli, ingolosito alla tripla, non la prende, si butta dentro, arcobaleno, è un cross, poi Toppo rischia qualcosina dando il pallone a Magini che va in velocità, Cernivani nell'angolo, Divac spara a tre, non va. Toppo però prende un gran rimbalzo e trova anche il fallo di Mazzantini, terzo fallo anche per lui. Ha qualcosa da dire agli arbitri, dice 3 su 3, però così è. E quindi terzo fallo anche per lui dopo i tre di Artioli e due liberi per Fiorello. Per provare ad allungare ulteriormente, visto che Livorno non ha sfruttato i possessi offensivi. Primo c'è, quota 9 per Fiorello. Secondo è lungo, Divac smanaccia rimbalzo per gli arbitri in maniera fallosa. Fallo abbastanza difficile da capire. E terzo fallo anche per Divac, partita davvero con un numero di falli altissimo. Divac rimane in campo mentre per Livorno rientra Lucarelli al posto di Perin, fattore senz'altro negativo stasera per Livorno, non ha ancora segnato. Ravazzani mette il primo, 6 per lui, raggiunge Mazzantini come migliore dei suoi. 2 su 2 e diventa adesso il migliore dei suoi. 36-26. 3:15 all'intervallo lungo, Magini, Divac. Nell'angolo Cernivani, Magini ha un po' di spazio ma non può tirare. Adesso ce l'ha Divac, spara ancora da 3, non va nemmeno questa volta. Russo guarda in panchina, poi ci ripensa. Giampaoli per Lucarelli, Fiorito, ottimo recupero difensivo. Pronta a entrare anche Lele Rossi, che fino a questo momento non ha messo piede in campo. Magini contro Giampaoli, apre per Cernivani, sfida Lucarelli, spara a 3, non va. Rimbalzo comodo di Ravazzani, si fa quasi portare via il pallone da Fiorita, rimbalzo. Giampaoli, Banchi, Ravazzani contro Marco Nato. E fallo del capitano di Bottegone, che poi
se la prende con Divac per una errata difesa. Secondo di Marco Nato, dentro Rossi. Intervallo lungo, più 10 per Montegore, più 9 adesso. Ravazzani segna ancora la lunetta, 8 per lui. Maurizio, partita dove a questo punto iniziano a contare molto anche le percentuali dalla lunetta, visto che con i tantissimi falli ci sono anche tantissimi tiri liberi. No, esattamente, ha perfettamente ragione. Anzi, sicuramente sarà proprio forse una delle chiavi di questa partita fino alla fine. Guardando la partita, è un peccato che a volte la Valentinas commette proprio delle ingenuità, nel senso ha costruito questo vantaggio grazie a una difesa chiaramente molto più aggressiva rispetto a gara 1, ma soprattutto andando a scegliere di attaccare il ferro piuttosto che sparare a lunga distanza. Questi ultimi minuti invece è tornata un pochino indietro, cercando troppo con insistenza purtroppo questo tiro da tre punti che evidentemente, insomma, date la mano, non è che entri moltissimo, però ecco, sicuramente in questo momento sembra che la partita comunque sia in mano di Montegone. E a proposito dei tiri liberi, si torna a lunetta dopo che Ravazzani aveva fatto 1 su 2. Cernivani fa 2 su 2, 6 per lui, 38-27. Cernivani va a mettersi a sedere. 2 minuti alla fine del secondo quarto, nuovamente più 11 Valentinas. Giampaoli tra le linee per Lucarelli, spara a 2, non va a segno. Marco Nato e Ravazzani si lotta al rimbalzo, alla fine il pallone finisce nelle mani delle Rossi e Magini riporta l'attacco di Bottegone nella metà campo di Livorno. Giannini prova a uscire a Ricciolo, il blocco di Lele. Marco Nato ha spazio da 3 ma non prende il tiro, si apre adesso per una delle sue conclusioni che però non prende nemmeno il ferro, e allora si corre dall'altra parte. Giampaoli, Perin, Ravazzani, gran palla di Perin sopra la testa e anche Ravazzani arriva in doppia cifra, anzi il solo Ravazzani arriva in doppia cifra visto che Toppo è fermo a 9. Rossi, Fiorito, prova a aprirsi Rossi, Fiorito a spazio adesso da 3 ma le conclusioni dai 6-75 non vanno a bersaglio per la Valentinas. Lucarelli finta, poi si butta dentro, Giannini va per terra, Lucarelli sbaglia, recupera il pallone, riapre per Mariani che va a segno, e time out per Livorno. Vediamo se Bottegone riesce a ricostruirsi un vantaggio un po' più ampio. 6 punti dopo che per larghi tratti di questo secondo quarto la Valentinas è stata avanti di 11. Adesso 38-32 dopo la tripla di Mariani. Possesso per Bottegone.
Rossi per Marco Nato, spalla a tre, non va, rimbalzo di Ravazzani, pallone fermo in attacco adesso per la Valentinas, Perin c'è da difendere, fallo di Magini e due liberi per Livorno che si può avvicinare ancora. Sicuramente è un momento che nel quale Livorno ritrova fiducia. Vediamo se Perin riesce a sbloccarsi offensivamente dopo i 23 punti di gara 1. Il primo c'è con l'aiuto di diversi ferri. Anche il secondo. Fuori Rossi, rientra Cernivani, vuole tutti i tiratori in campo. Roberto Russo. Magini braccato da Giampaoli, c'è nemmeno un secondo di discrepanza tra i due cronometri. Bottegone quindi andrà fino alla fine, vediamo se si rimarrà sul più 4. Magini fa saltare Giampaoli, Cernivani a spazio, si butta dentro, stoppata in Ravazzani, Mariani si fa portare via il pallone da Giannini, non in maniera fallosa. E finisce qui l'intervallo, si arriva all'intervallo. Valentinas 38, CFG Don Bosco 34. A risentirci per la seconda parte di gara. Oramai finito l'intervallo lungo al Pala Carrara, si sta per ripartire per il terzo e quarto periodo della gara 2 di questi playout di Serie B tra Valentinas Bottegone e CFG Don Bosco Livorno. 38 a 34 all'intervallo, un po' di numeri. Bottegone tira con il 9% da 3, 1 su 11, mentre Livorno 2 su 8, 25%. Complessivamente sono già stati tirati 30 tiri liberi e 20 a 18 il computo dei rimbalzi per Bottegone con Fiorello Toppo che ne ha già arpionati 8, per Livorno invece 5 per Ravazzani, unico giocatore fino a questo momento in doppia cifra. Prima di partire un commento flash con Maurizio Innocenti. Abbiamo detto la fisicità, i contatti, i falli e i 30 tiri liberi nel complessivi tirati nei primi due quarti lo stanno a dimostrare. No, infatti l'avevi già sottolineato prima, no? L'importanza di quanto saranno importanti proprio i tiri liberi in questa partita, l'hanno dimostrato qua, questi 30 falli lo saranno ancora di più quando magari si avrà proprio in un finale, speriamo di no ovviamente, ma ipoteticamente punto a punto, a quel punto lì essere precisi della lunetta diventerà fondamentale per vincere. Palla persa in attacco da Livorno da parte di Lucarelli, allora Bottegone torna dall'altra parte, sotto per Ferrello Toppo, subito fallo di Ravazzani. Per Ravazzani il secondo fallo, i quintetti che iniziano questo terzo periodo per Livorno: Perin, Lucarelli, Artioli, Giampaoli e Ravazzani. Per Bottegone, Magini, Fiorito, Giannini e Diva Cettoppo. Pippo spara da due, va a segno, 40-34 per Pippo, è il sesto punto. Ottimo canestro questo che ridà un po' di energia a Bottegone, ricordiamo era 38-27 più 11 al quindicesimo. E Livorno lentamente poi è rientrata in avvicinamento. Artioli adesso tiro comodo, solo rete. Artioli che ha giocato pochissimo, visti tre falli combinati in un amen per lui in campo fino a questo momento, soltanto 4 minuti e 30 nel corso del primo quarto. Fiorito si butta dentro, Magini ha spazio a tre ma non prende il tiro nell'angolo. Fiorito ha una buona conclusione, il ferro lo beffa, Divac prova a smanacciare in qualche modo, stavolta sfortunata la Valentinas. Giampaoli si mette in proprio, fa tutto da solo, tira avvicinamento, non c'è, rimbalzo di Toppo, Magini
supera la metà campo, viene a ricevere Fiorito, ma Magini tiene il pallone tra le mani. Adesso si va per Fiorito, ancora Magini, gira su Toppo, Fiorito nell'angolo, Divac fa saltare Artioli, si butta dentro e fallo di Divac. Per Divac c'è il quarto fallo. E adesso Russo riprende a protestare con gli arbitri. Quarto fallo di Divac. Quindi subito una brutta tegola per Bottegone. Dall'altra parte Lucarelli va al capolinea. 4 per lui e Livorno torna dopo tanto tempo ad un solo tiro di distanza. Giannini, falli su di lui non ravvisati agli arbitri. Toppo riapre per Magini, Fiorito prova a buttarsi dentro, poi costretto a tornare fuori, forza la conclusione per la seconda volta consecutiva il ferro lo beffa. Artioli voleva il pallone ma non viene servito dai suoi. Allora Giampaoli gira su Ravazzani, si apre Ravazzani per un tiro, Magini difende fino a un certo punto, tiro corto, pronto a rientrare Cernivani, Magini, Fiorito avrebbe bisogno di un tiro che va dentro per riprendersi un po' soprattutto mentalmente. Toppo dai 6 metri, solo rete, nessuno difende. Doppia cifra per Fiorello, 42-38, 11 per lui. Giampaoli per in Magini per un attimo solo perde, Ravazzani gira sul dorsale nell'angolo per Artioli, va da 3, non va. Rimbalzo di Toppo già in doppia cifra e doppia doppia per Fiorello. Magini, ci sarebbe Divac vicino, non lo serve, Magini prova a buttarsi dentro, fallo comunque di Perin. Per Perin è il terzo fallo. Dentro Cernivani, fuori ovviamente Divac che ha 4 falli. Si torna con i 3 piccoli per la Valentinas, 6-26 alla fine del terzo quarto. Cernivani per Pippo, Toppo gli prova a creare lo spazio, si va adesso per Fiorello, la virata, torna fuori, Cernivani si butta dentro, Fiorello ha spazio a 3 punti, tenta anche la tripla, c'è anche questa. Parzialone di Fiorello con quel tiro da 3 che si è costruito dai tempi di Pistoia quando non aveva un nessun tipo di dimensione. Dai 6.75 Quilici è pronto a mettere dentro anche Tiam. Maurizio, noi che insomma Fiorello ormai lo conosciamo bene, questa tripla ci ha ricordato, come dicevo, i tempi in cui quel tiro l'ha iniziato a imparare a mettere ai tempi di Pistoia. Sì, esattamente, fa sempre chiaramente piacere vederlo in campo e soprattutto vederlo sempre e comunque protagonista, perché in questo momento è lui quello che sta decidendo la partita, fortunatamente per Bottegone. Insomma, è sufficiente che Fiorello dopo si sia acceso nel momento in cui Livorno è tornata sotto, la tripla, altri 3 rimbalzi conquistati, il tiro da 2 punti dalla media, Bottegone è tornata un pochino a respirare, insomma, voglio dire, la classe non è che sia acqua. E Bottegone respira grazie anche alle 2 consecutive infrazioni di passi fischiate a Livorno, prima a Lucarelli, adesso a Tiam che era andata a schiacciare, ma facendo il quarto tempo. Fiorito si butta dentro, Giannini va in penetrazione quando il pallone doveva andare a lui, fallo di Cernivani, tattico per fermare l'azione di Livorno. Dentro Maspero, fuori Fiorito, per Cernivani è il secondo fallo. Artioli
comunque la zona. Giampaoli dall'angolo prova a punirla, non va, rimbalzo lungo di Magini, quasi in tre su di lui, poi ci torna il solo Giampaoli. Magini in qualche modo sopra la metà campo, pronta a rientrare Mariani per Livorno. Magini, Maspero spara anche lui da tre, non c'è, prova il rimbalzo Fiorello, ma Tiam smanaccia via il pallone. Artioli non si fa ingolosire, ancora si ripiazza a zona, Perin sull'angolo è liberissimo e va a mettere la tripla, 5 per lui. Attenzione a non risvegliarlo dal torpore. 45-41 Bottegone. Magini per Pippo, brucia Lucarelli sul primo passo, va fino in fondo, è fallo probabilmente Lucarelli. Adesso Quilici a protestare per invece il fallo di Tiam, primo per lui, fuori Artioli che rimane fermo a tre penalità, c'è Divac con 4, ricordiamolo, due liberi per Giannini. 4-26 alla fine del terzo periodo. Dentro il primo, 7 punti per lui. Sbaglia, rimbalzone Fiorello Toppo, Giannini praticamente un altro libero che però non va. Doppio errore abbastanza grave per Pippo, deve essere un canestro importante. Giampaoli, Magini prova a contenerlo, Giampaoli va per Lucarelli di fronte a sé, Maspero prova a mandarlo fuori giri di fisico e poi trova un bel canestro con Russo che chiedeva l'infrazione dei passi. Per Lucarelli è il sesto punto, pronta a rientrare anche Banchi. Maspero, Magini, Toppo gli crea lo spazio, Maspero, Magini va nell'angolo, Cernivali da due punti, non c'è, Toppo prende un altro rimbalzone, picchiato da tutti e alla fine due liberi per Fiorello, fallo di Tiam. Toppo adesso sta dominando sotto le plance sia in attacco che in difesa, ha tirato giù almeno 15 rimbalzi. Fuori Perin, rientra Banchi. 46-43, Livorno ormai è si è rimessa lì in scia alla Valentinas. Primo libero per Fiorello, c'è, 15 punti per lui. Due su due, 16 per Fiorello, 48-43, nuovo più 5, Giampaoli per Lucarelli, braccato da Cernivani, gli rende molti centimetri ma nel quintetto basso di Bottegone ci sta, fallo di Cernivani. Terzo fallo per Cernivani. Giampaoli, Banchi, ancora Lucarelli, spara da tre, vorrebbe il fallo di Cernivani, rimbalzo di Tiam, non va a segno il canestro, ancora Toppo, ne arpiona un altro e tira giù un altro pallone. Giannini prova a far tutto da solo, Cernivani sotto per Toppo, Tiam cerca il fallo subito sull'anticipo, Maspero si butta dentro, infrazione dei passi abbastanza netta. Anche Magini chiama i suoi alla difesa. 48-43, 2:50 alla fine del terzo quarto, Mariani contro Fiorito, Lucarelli in punta di nuovo contro Cernivani, occhio a non fare un altro fallo, infatti arriva anche col canestro.
per Lucarelli è l'ottavo punto. E adesso la situazione falli è senz'altro complicata per Bottegone. 4 falli di Ivac, 4 Cerrivani. Fallo di Thiam a rimbalzo. Fischio che sa un po' di compensazione. Secondo fallo per Thiam e 2 tiri liberi per Fiorello Toppo. Con Quilici adesso che protesta con gli arbitri. Fiorello sbaglia il primo. In campo Marconato. Russo non è che ha grosse rotazioni in difesa, visto anche che Rossi ormai è a minutaggio più che limitato. 17 per Fiorello, 49-45. Si era chiuso anche secondo quarto. Lucarelli ormai uomo ovunque. Thiam tra le linee, passi in partenza non avvisato agli arbitri. Mariani va in arcobaleno, 9 per lui e meno 2, 49-47. Fiorito per Giannini, il blocco di Toppo. Giannini va per Maspero, palla improponibile. E adesso Bottegone vede un po' le streghe. Bisogna rimanere concentrati, visto che la Valentina si è tenuto fino a questo momento sempre l'inerzia del match. Giampaoli spara a 3 e va a segno. Arriva al sorpasso e adesso c'è da reagire con dopo la tripla di Giampaoli. Maspero, tutta la panchina di Livorno in piedi. Maspero sotto per Toppo, va in avvicinamento. Mariani prende rimbalzo, va in contropiede. Giampaoli ne spara un'altra dentro anche questa. E time out Bottegone, più 4 per Livorno. Vediamo se si riaccende la luce alla Valentinas. Parziale aperto di questo periodo che vede 11 punti per Bottegone, 19 per Livorno, che era sotto di 4, adesso è avanti di 4. Maspero gira sul blocco di Toppo, sotto per Giannini, brucia Mariani, va per Fiorello Toppo. Fallo di Mariani, 2 liberi per Fiorello. Secondo fallo per il capitano di Livorno. Dentro il primo di Fiorello,
18 per lui, che è arrivato a numeri importanti, è la squadra che si è fermata e non riesce più a segnare in questo terzo quarto. Canestri soltanto di toppo, praticamente 19 per lui, 51-53. Quando siamo a un minuto dalla fine di questo terzo quarto, tutto in favore di Livorno, che prova a mettere le mani anche su questa gara 2. Adesso scippo di Fiorello su banchi, Giannini prova a correre ma ha bisogno un po' della spinta. Nell'angolo Maspero prova a buttarsi dentro, nell'angolo Marconato, Fiorito sotto per Toppo, il taglio di Giannini, Toppo contro Tiam, backdoor per Pippo, sbaglia un rigore, voleva il tocco del canestro a parte di Tiam. Russo si arrabbia ancora, sempre più due Livorno. Bucarelli si butta dentro, Maspero ci mette la mano, recupero perfezionato da Roberto Marconato, ultimo tiro del quarto, adesso sceneggiata di banchi, Maspero nell'angolo, Fiorito da 5 metri non va, tenta rimbalzo fra lo Toppo, finisce lì. ...51-53... fine terzo quarto, a risentirci per gli ultimi 10 minuti. Iniziano gli ultimi 10 minuti di questa gara 2, riepilogo dei punti per Livorno: Perin 5, Mazzantini 6, Giampoli 10, Bruno Ceriglio 3, Lucarelli 8, Mariani 9, Artioli 2, Ravazzani 10, per Bottegone Giannini 7, Toppo 19, Marconato 7, Fiorito 5, Magini 5, Cernivani 6. Maurizio si riparte per questo ultimo quarto e il giochino è fin troppo semplice, non può fare tutto Fiorello Toppo. Esattamente, stavo pensando la stessa cosa, si è visto proprio Fiorello Toppo contro Livorno. È vero che il capitano, l'ex capitano di Pistoia ha fatto veramente tutto, come si dice, pentole e coperchi. Il problema è però che sta predicando nel deserto e da solo diventa difficile. Già tanto si è riuscito a tenere la squadra sotto di due punti, cioè bisogna che chiaramente anche gli altri gli diano una mano in qualche modo. Vediamo Fiorito raddoppiato, l'ultimo tocco è di Ravazzani che dice non averla toccata ma col gomito ha buttato il pallone fuori. Dunque rimangono 10 secondi per l'attacco della Valentinas. Maspero, Fiorito, bisogna accelerare i tempi. Giannini esce dai blocchi, non va il tiro da tre, si torna in difesa sotto di due. Lucarelli per Giampaoli, occhio alle sue triple, ne spara un'altra, stavolta è quasi un airball. Ci vuole convinzione in attacco. Maspero, Fiorito, aveva un po' di spazio ma Marconato non ce la fa a servirlo, allora Toppo, Giannini va a buttarsi dentro, si lascia cadere Giampaoli, si lascia cadere Mariani, Maspero, Fiorito dai 6 metri non va, Maspero però prende un rimbalzone raddoppiato, alla fine fallo di Mariani. E Mariani protesta con gli arbitri, adesso se ne vedono un po' di tutti i colori. Fuori Lucarelli, rientra Mazzantini, altri 14 secondi per Bottegone, cambio, fuori Giannini, dentro Cernivani.
Maspero, e fallo adesso di Ravazzani. Per lui è il terzo fallo. Fuori banchi, rientra Perin. Abbastanza nervoso banchi. Sempre 8:54 alla fine, rimessa ai top, fallo di Marco Lato. Terzo per lui. Adesso praticamente non si gioca più a basket, si vedono soltanto botte. Perin, di nuovo difesa a zona di Bottegone, cambia adesso Mazzantini sotto per Ravazzani. Marco Lato prova a stopparlo e ci riesce, ma il pallone ancora sotto per Ravazzani. Topo va all'anticipo su Mariani. E allora Maspero, adesso c'è da tenere i nervi saldi. Fallo di Perin. Livorno arriva in bonus dopo un minuto e mezzo. Maurizio, se non è record questo, poco ci manca. Dicevo, in un minuto e mezzo nessuno ha segnato, non si vede basket, si vedono soltanto botte. Sì, per ora in questo momento è proprio così, insomma la partita non c'è, insomma sono colpi da entrambe le parti, e non a caso per sbloccare la partita Fiorello dopo ancora una volta che regala di nuovo la parità a Bottegone. Adesso c'è da resistere, soprattutto adeguarsi a questo metro che l'arbitrale che lascia correre, quindi c'è da fare attenzione. Perin spara a tre, non va. Fiorello prende un altro rimbalzo, una caterva. Adesso Bottegone, nuovo in attacco, Maspero gli lascia lo spazio, Fiorello, la tripla è cortissima, ma rimbalza di Cernivani, da tre non entra assolutamente niente per la Valentinas. Maspero, 6 secondi, si butta dentro, sotto per Fiorello, assist, ma stavolta si ferma sul ferro. Bella la palla cadara, Perin nell'angolo, Giampoli dimenticato da tutti, piazza la tripla. Maspero si era un attimo addormentato, Giampoli decisivo stasera, 13 punti. Fiorito, Cernivani gli dà spazio troppo, Cernivani sotto ancora per Fiorello, altri due. 23, meno 1, Bottegone, time out Livorno. Continua a spiegarsi con gli arbitri, vediamo se Bottegone riesce a trovare qualcos'altro oltre che punti di Fiorello Toppo. Non può essere infinito Fiorello. Mazzantini proprio contro Toppo, lo sfida uno contro uno, solo rete, 8 per lui, 55-58. Livorno più 3. Cernivani braccato da Mariani, si apre Marco Lato da tre punti, stavolta c'è finalmente la tripla per
rianima un po' Bottegone. Perin, Giampaoli, Fiorito prova a contenerlo, Giampaoli ancora in isolamento, stavolta sbaglia, rimbalzo di Cernivani, è lui a impostare l'azione. Cernivani si infila tra le linee, Marco Nato non si lascia ingolosire, Maspero ancora sportellate tra Marco Nato e Mariani, Maspero da tre, c'è anche questa, si apre il coperchio del canestro da tre punti per Bottegone, due triple in fila. Vediamo adesso cosa sta succedendo, c'è un cambio, dentro Magini. Fuori Fiorito, per Livorno fuori Mariani, rientrato Lucarelli, più tre Valentinas. Maspero difende durissimo su Perin, Lucarelli torna fuori dal perimetro, Giampaoli ancora da tre, non va, Tiam prende rimbalzo in testa a Toppo che va a commettere fallo. Non ci sono tiri per Fiorello, il terzo fallo. La rimessa per Perin, 5-29 alla fine, più 3 Bottegone. Vuole il pallone fuori Tiam, invece si va per Lucarelli, viene a ricevere Mazzantini. Adesso zona 3-2 con Cernivani alle parti di Mazzantini, Lucarelli contro Maspero, Mazzantini da 7 metri, il ferro lo beffa alla fine, 24 secondi, rimbalzo ancora di Cernivani che ne ha preso in quantità industriale. Chiama lo schema, ormai fa lui il play, Cernivani la virata fuori per Magini, 10 secondi per chiudere l'azione, Marco Nato, Cernivani, pallone fermo adesso, Cernivani prova a buttarsi dentro contro Giampaoli, cerca di appoggiarsi al tabellone, tiraccio un po' buttato là, Mazzantini, Giampaoli nell'angolo, Perin subito da tre, e il ball. Un altro rimbalzo Cernivani, Magini aspetta che Cernivani si leghi le scarpe e torni in attacco, pronta ad entrare in campo anche Fiorito, Marco Nato, Cernivani, pallone abbastanza fermo nell'angolo, Maspero si butta dentro, spinto via, Marco Nato da 7 metri e mezzo, è cortissima, rimbalzo di Mazzantini, Perin, Lucarelli cercava di servire Giampaoli, Maspero capisce tutto, ottimo recupero per Lorenzo e poi si addormenta con il pallone in mano, 8 secondi, ingenuità clamorosa, guardava i compagni che si sistemavano per lo schema offensivo, fuori Maspero. Dentro Fiorito. Adesso cabina di regia divisa tra Magini e Cernivani. Giampaoli per Perin. Lucarelli finta la tripla, si butta dentro. Non c'è niente. Poi non si sa per quale motivo l'ultimo tocco sia di Fiorello Toppo. Per l'arbitro di schiena. Fiorello era fermo. 14 secondi per l'azione offensiva di Livorno, sempre più 3. Si asciuga il parquet. In diversi sono finiti per terra e il sudore è fin troppo pericoloso. Rimessa, si riparte, Lucarelli, Giampaoli abbraccato da Marco Nato, deve tornare in allineamento. Perin 7 secondi per chiudere azione, 6-5, Mazzantini lasciato solo da 3 punti, Tiam prende rimbalzo
avanzo in testa a Toppo. Marco Nato da terra tiene vivo il pallone e allora si torna in attacco. Innanzitutto si supera la linea di metà campo in 8 secondi. Magini viene a ricevere Fiorito, si va per Marco Nato, sotto per Toppo. Tiam cerca di tenerlo, forse falli, ma Fiorello intanto ne mette altri due. 25 per Toppo, più 5. Forza Bottegone, c'è da provare a vincerla questa partita. Scernivari va allo scippo, Magini fa partire il contropiede, poi si ferma. Fa rientrare la squadra, Marco Nato non si lascia ingolosire. Fiorito, la tripla, e stavolta c'è! Finalmente anche Simone Fiorito, 6-6-5-8, time out Livorno. Adesso Bottegone deve provare a non farsi riprendere come è successo in precedenza questi 8 punti di margine, sono importanti. E adesso c'è da risistemare il cronometro, perché Giampoli lasciava scorrere il pallone ma il cronometro correva, cosa che ovviamente non è regolamentare. Si continua a discutere. Si riparte da 2.43. Vediamo se si può finalmente ripartire. Non si riparte da fondo campo. Perin per Giampaoli. C'è la difesa. Santini lasciato solo, si butta dentro Marco Maleno, solo rete, doppia cifra anche per lui, 66-60. Magini fa rientrare Giampaoli, vediamo Bottegone come va a costruire questo attacco. Magini per Fiorito, il blocco di Toppo, Fiorito va per Marco Nato, Tiam si mangia Toppo. Per Tiam dovrebbe essere il quarto fallo. Va a sedere Tiam, anzi è il terzo. Rientra Bruno Ceriglio, che aveva giocato soltanto a inizio gara, poi non aveva più rimesso piede in campo. Quilici preferisce andare con un quintetto più agile, quindi fuori sia Artioli che Ravazzani. Magini per Fiorito, aveva un po' di margine ma non tira. Magini, Marco Nato, spara lui alla fine, 24, non va. Difesa dura
Mazzantini per Perin. Russo ha già chiamato time out. Perin, il blocco di Bruno Sceriglio. Lucarelli finta la triple, poi fallo di Giannini. Rimessa per Livorno, Lucarelli nell'angolo, Mazzantini a spazio, si butta dentro, finisce addosso a Marconato, Toppo tira giù un altro rimbalzo, Mazzantini ha qualcosa da dire nel mentre che rientra in difesa, Magini, Giannini, Giampaoli cerca di sporcargli tutte le linee di passaggio, Magini per Toppo, pallone sotto da parte di Marconato, Fiorello picchiato da Bruno Sceriglio. 3 secondi alla fine dei 24 mancavano. 1 minuto e 09 alla fine del match, 2 liberi per Toppo. Dentro il primo, 26 per Fiorello Toppo, 27, 2 su 2, molto importante questo, adesso difesa e vediamo quello che succede. Giampaoli spara da casa sua, un'altra tripla, 68-63 a 1 minuto dalla fine, partita davvero al cardiopalma con Bottegone che ha ripreso un po' di inerzia. Maurizio, a 1 minuto dalla fine quelle 2 bombe di Marconato e di Fiorito hanno ridato il margine, d'altra parte non si poteva andare avanti con percentuali rasoterra dalla linea del tiro a 3 punti, ma Livorno ancora ovviamente non ne vuole sapere di mollare. No, assolutamente, a 1 minuto alla fine ha 5 punti da recuperare, quindi fa benissimo anche a crederci fino in fondo. Sicuramente Bottegone ha in Fiorello Toppo veramente un giocatore devastante, che non ci sono parole per definire una prestazione come quella di Fiorello di questa sera. Si è preso la squadra, se l'è caricata sulle spalle e adesso l'ha portata fino a qui, fino ad avere 5 punti di vantaggio a 1 minuto alla fine. E tra l'altro Fiorello veniva anche da una gara 1 molto meno esaltante, dove si era anche un po' nascosta, ha partito bene, poi aveva subito un po' anche in difesa, stasera ha tirato giù qualsiasi tipo di rimbalzo. Non ci sono le statistiche live, ma sicuramente siamo a una ventina di rimbalzi comodi. Rimessa per Bottegone, Fiorito, Magini, possesso importantissimo, Magini va nell'angolo per Fiorito, sotto per Fiorello Toppo, prova a sfidare Bruno Sceriglio, semigancio che non va e ora in difesa, forza Bottegone, Perin per Lucarelli, prova a sfidare Fiorello Toppo, va fino in fondo, serve Mazzantini che non può tirare da 3 punti, allora sfida Fiorito nell'angolo per Lucarelli, la sua tripla arriva ben dopo il fischio degli arbitri, fallo di Fiorito su giocatore Livorno. Rimessa per Don Bosco, 33 secondi e 5 decimi alla fine, 14 secondi per l'azione di Livorno che perde palla, ma anzi no, la rimessa è sempre per Don Bosco. Un po' di confusione di fronte alla linea di fondo campo. Marconato continua a dire qualcosa agli arbitri, conciliavolo tra i due fischietti e l'ultimo tocco
anzi viene dato tocco di gamba e quindi non si resetta da 24 secondi ma da 12. Dentro Cernivani, fuori Marconato. Dentro anche Mariani, fuori Bruno Ceriglio. Si può ripartire, 31 secondi alla fine. Lucarelli, controtoppo, prova ad andare fino in fondo. Lucarelli ne appoggia due. 68-64. 10 per lui, Bottegone sopra la metà campo, fallo di Giampaoli, più 3 per la Valentinas, 2 liberi per Cernivani a 18 secondi e un decimo dalla fine, secondo fallo per Giampaoli. Primo assegno per Cernivani. Tornano due i possessi di vantaggio per la Valentinas, settimo punto per Stefano Cernivani, il secondo è lungo e poi va a far fallo su Mariani e due liberi per Bottegone, per Livorno, chiedo scusa, quinto fallo di Cernivani. Questo è un fallo un po' regalato. 69-65. Vediamo Mariani. Punto del Palacanara fischia. Segno il primo per Mariani. È il decimo punto. 5 giocatori di Livorno a doppia cifra. Sbaglia il secondo. Rimbalzone Fiorello Toppo e fallo di Lucarelli, meno male perché era quasi palla persa. Stavolta è andata bene alla Valentinas. Per Lucarelli è il secondo fallo. È entrato in campo Maspero al posto di Cernivani. Due liberi per Fiorello Toppo. 15 secondi e 5 decimi alla fine. Sbaglia il primo, forza Fiorello, sarebbe importante mettere il secondo per mettere due possessi. C'è, 70-66, 28esimo punto per Fiorello Toppo, riaccompagnato in panchina di peso da Roberto Russo. Maurizio, partita infinita, siamo quasi già a due ore di gioco e Bottegone intanto ha fatto il minimo, cioè uno su due dalla lunetta, rimettendo due possessi di vantaggio su Livorno a 15 secondi dalla fine. C'è da difendere per portare a casa questa partita. Sì, c'è da difendere, soprattutto c'è chiaramente, insomma, di fare attenzione a non prendere il tiro da tre punti, perché sarebbe veramente mortifero e, come avevamo pronosticato, i tiri liberi sarebbero stati poi da ultimo determinanti per il risultato. Per ora Bottegone è abbastanza preciso, perlomeno quel tanto che basta per rimanere avanti. Adesso c'è questi 15 secondi che saranno veramente, ma veramente lunghissimi. 15 secondi fondamentali per la partita, per la serie e per la stagione della Valentinas. Avanti di 4 contro Don Bosco Livorno. Rimessa per Lucarelli dal lato lungo del campo. Vediamo chi viene a ricevere, Giampaoli. Ovviamente Livorno deve tentare un tiro da 3 o comunque buttarsi dentro. Mariani va in avvicinamento, trova due punti, sfuggendo via a Fiorello Toppo. E dunque per Mariani sono 12 e 70-68 per Bottegone.
si rimette ovviamente nella metà campo di Livorno. Magini, Toppo, Marconato, Fiorito, Maspero per la Valentinas, Giampaoli, Mazzantini, Mariani, Lucarelli, Perin per Livorno. Magini, attenzione, a 5 secondi alla fine Bottegone riesce a rimettere il pallone in campo, fallo su Ferrello Toppo. Altri due tiri liberi, Magini qui ha rischiato davvero l'inverosimile. Passato un secondo e mezzo, si va davvero per le lunghe stasera. Fuori Marconato, rientra Pippo Giannini. Sbaglia anche questo Fiorello, adesso la stanchezza, la lucidità chiaramente sono due avversarie. 0-2, attenzione, 5 secondi, 4, Mariani si butta dentro, piede, Perin era fuori dal campo, ha ritoccato il pallone, per gli arbitri però non l'hanno visto, 2 secondi e un decimo alla fine, partita davvero incredibile. Bottegone ha rimesso in vita ancora una volta Livorno dopo il secondo quarto, anche in questa frangente. Si è asciugato il parquet, vediamo cosa succede. Lucarelli va a rimettere, Livorno con una tripla potrebbe anche vincere. Perin tira, non va. Livorno, Bottegone si porta a casa gara 2 vincendo 70-68 al Cardio Palma contro la CFG Don Bosco Livorno.